37 anni di onorata carriera, 14 milioni di unità vendute, numeri da assoluta regina in termini di longevità e ovviamente di apprezzamento di pubblico. Mi trovo a Sebenico in Croazia e stiamo parlando della nuova Opel Corsa che si rinnova dal punto di vista delle dimensioni, delle meccaniche, con importanti novità anche sotto il cofano, in linea con i trend del mercato. La nuova Opel Corsa è più lunga, più bassa e si rivela subito rispetto alle versioni precedenti per il suo taglio marcatamente sportivo, anche grazie alle linee aerodinamiche ben marcate sia sul cofano che sulle fiancate, che fanno da raccordo tra un anteriore e un posteriore decisamente più muscolari. Gli interni si confermano spaziosi con un grande display a dominare la plancia e un cruscotto digitale qui al suo debutto. E se il 1200 turbo da 130 cavalli della GS Line che ho qui al mio fianco non è quello che state cercando, sappiate che la nuova Opel Corsa è la prima corsa della storia disponibile 100% full electric. Già presente nelle concessionarie, la nuova Opel Corsa parte da un prezzo di listino per l'entry level di 15.550 euro, ma se volete saperne di più, seguite Safe Drive e iscrivetevi al nostro canale.